Vi presento i nostri ospiti, Natalia Baglieva, che è maglia rosa del Giro d'Italia Handbike, benvenuta. Grazie. È una, naturalmente, come sapete, sportiva della Cooperatori che ha vinto il Giro d'Italia, poi ci racconterà di questa bella esperienza sportiva. Livio Vacondio è componente del gruppo Scuola e Formazione dell'Osservatorio Provinciale per la Sicurezza Stradale, benvenuto. Grazie. E bentornato al dottor Giorgio Guidetti, che è presidente della Società Italiana di Vestibologia ed è un medico chirurgo. Benvenuto e bentornato. Buongiorno. Partirei da Natalia. Oggi vogliamo parlare naturalmente di un tema che ci sta molto a cuore, che è quello della sicurezza stradale, nelle sue varie forme, ovviamente delle varie attività che vengono fatte sul territorio e della, appunto, educazione alla sicurezza stradale. E a te un incidente stradale ha cambiato la vita? Purtroppo sì, quando è accaduto l'incidente più di 12 anni fa, che mi sono trovata in ospedale che non riuscivo a muovere proprio niente, neanche le spalle, la testa, e ho dovuto imparare da capo, cioè anche a mangiare, a respirare, e prendere piano piano anche la cura di me. Cioè io i primi mesi non riuscivo a fare proprio niente, girarmi da sola nel letto, mangiare da sola, e avevo i bambini piccoli perché Tu la... sei una mamma e Sì, avevi i sì, figli. sì, sì. Hai avuto un incidente in auto? In macchina, purtroppo ho avuto incidente in macchina e delle volte uno pensa essere sicuro di se stesso di guidare, ma delle volte puoi trovare qualcuno che è poco attento e ti viene addosso. Quindi tu sei stata urtata da Sì, un'altra auto? purtroppo sì. E niente. E quindi il primo momento è quello di un'assoluta impossibilità, ricordi l'immobilità Sì, proprio dell'ultimo mi sono ospedale? trovata nel letto che non riuscivo a muovere niente e il mio primo desiderio era di, cioè, con la vita cosa faccio? Mi abbandono o comunque reagisco in qualche modo, anche perché io ero mamma e avevo tanta grande voglia di tornare dai miei figli, di abbracciarli e comunque fare la mamma. E da lì ho iniziato piano piano la mia fisioterapia, che ero ricoverata a Montecatone e Imola. E ho cercato di fare di tutto per essere, rendermi più autonoma e partecipare anche alla vita dei miei figli, di vederli crescere, di, non so, di farli almeno le cose piccole come abbracciarli, dire ti voglio bene, leggere le favole, e ho fatto molto La anche. tua è una storia che appunto ci racconta anche di come lo sport poi ti ha anche aiutato e poi hai raggiunto dei traguardi che forse non immaginavi neanche all'inizio. No, no, assolutamente no. Io ho sempre stato del pensiero che lo sport è fondamentale nella vita di ogni persona, di un adulto o anche dei bambini. Ho sempre praticato da bambina lo sport, ho fatto per 10 anni la ginnastica ritmica anche a livello agonistico, la danza, cioè avevo una buona padronanza del mio corpo e di sicuro dopo l'incidente di trovarmi in quelle condizioni è stato veramente molto pesante anche a livello emozionale e psicologico. Allora, Lo sport mi ha aiutata e quando nel 2016 si è aperta la scuola di handbike cooperatore a Reggio Emile, subito ho partecipato, ho detto vengo in pista. I primi mesi non avevo la bicicletta adatta alle mie condizioni perché non avendo il movimento del dito non potevo frenare, non potevo cambiare le marce, mi dovevano legare con lo scotch al manubrio, però ho detto ci provo, lo faccio, poi piano piano è stata presa, acquistata la bicicletta adatta a me, con il certo. nostro meccanico Rino, che abbiamo anche impugnatura, abbiamo È stata adattato, adattata alle sì, proprio tue alle mie esigenze. Poi dopo condizioni. ci torniamo anche su questo. Intanto volevo fare vedere la maglia rosa di Natalia che appunto ha conquistato al Giro d'Italia Quest'anno. adesso poco tempo fa, Sì, quando l'ultima tappa. questa domenica è stata Ecco. l'ultima tappa finalissima Eccola e poi ad ci sono Assisi, che per fortuna sono contentissima che sono arrivata prima e anche conquistata la maglia Allora, rosa. senti, c'è anche un po' del lavoro del dottor Guidetti, diciamo, nella formazione, nella preparazione di Natalia, perché lei, dottore, sta facendo tutta una serie di test e di studi proprio anche con gli atleti dell'handbike, perché la medicina in che modo può aiutare anche nella sicurezza stradale di questi sportivi? Beh, intanto sì, è vero, la medicina può aiutarla e deve dare sicurezza e performance, a seconda che si tratti semplicemente di handbiker amatoriali o che realmente facciano anche gare come Natalia.
Questo nasce dall'esperienza medica proprio, cioè nel senso che noi abbiamo cominciato tanti anni fa a fare rieducazione vestibolare, quindi a trattare i malati con dei disturbi dell'equilibrio per rieducare la loro instabilità cronica, e abbiamo applicato delle tecniche che poi abbiamo scoperto essere importanti anche per lo sport, per gli sportivi. Come praticamente si tratta di un meccanismo di controllo di livello di attenzione elevata sul controllo del modo di esplorare l'ambiente visivamente, quindi sapere sempre cosa sta succedendo intorno a te, guardare nei punti giusti per avere le traiettorie giuste e un controllo completo. E abbiamo studiato atleti di altissima performance, tanto per capirci i piloti Ferrari, la scuola Driver Academy della Ferrari, la squadra della Ducati, compresi i loro collaudatori, grandi sciatori come Giuliano Razzoli, tutte esperienze che poi abbiamo accumulato per fare una specie di scaletta di allenamento. Posso dirvi che adesso l'applicheremo anche giustamente agli handbiker, che hanno bisogno di grande sicurezza, oltre nel caso di Natalia anche grande performance. E posso dirvi che una delle cose più incredibili che abbiamo scoperto nel caso di Natalia, ed è un'assoluta, una chicca che vi do in materia, perché abbiamo appena finito di fare i test, Natalia ha le stesse performance di controllo oculomotorio di, non facciamo nomi, ma grandi campioni della Ferrari. Ecco, quindi forse per questo anche che ha dei grandi successi. Le volevo chiedere al dottor Guidetti, e poi lei ci deve lasciare purtroppo prima degli altri ospiti, quindi mi scuserà, ma io se mi fermo un attimo sul dottor Guidetti per fargli alcune altre domande. Ecco, in realtà poi i test che voi fate con i grandi sportivi sono utili poi però per fare tutto un lavoro con i bambini, con gli studenti, e quindi portate poi i risultati della vostra ricerca per la sicurezza stradale di tutti noi in realtà. Certamente, cioè quando si studiano i grandi campioni è per decidere in che modo applicare la loro esperienza alla vita quotidiana. Quindi chiaramente l'obiettivo numero uno deve essere quello di fare in modo che socialmente questo tipo di studi possa essere applicato per la sicurezza di qualsiasi ragazzino che oggi vada in bicicletta, domani guidi uno scooter e dopodomani una moto e poi magari un'automobile. Se imparano quali sono i modi giusti di comportarsi quando, con adeguati allenamenti, quando fanno questo tipo di attività, quello che otterranno sarà per sempre una maggiore sicurezza, e quindi dare sicurezza a tutti partendo dai ragazzini e dare una sicurezza per il futuro. E in questo devo dire che la Cooperatori è stata assolutamente all'avanguardia, perché col progetto Pedala in Sicurezza nelle scuole, nelle quinte elementari, nelle prime medie che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo trovato un'attenzione enorme nei ragazzini e questo è molto positivo. È molto positivo, tra l'altro va con Dio, per fortuna nel nostro territorio di progetti ce ne sono parecchi e soprattutto i vari soggetti interessati riescono bene a lavorare insieme. Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato questa collaborazione con la Cooperatori per quanto riguarda Pedala in Sicurezza, ma di nostro già nelle scuole siamo intervenuti in anni precedenti. Vorrei sottolineare anche l'attenzione che abbiamo posto per i piccoli trasportati sulle automobili con una serie di incontri, per i dispositivi di sicurezza, con una serie di incontri, grazie a questo all'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia e a COP 3.0 che ci aiutano in questo e ci aprono le porte proprio per sensibilizzare le giovani mamme al trasporto dei bambini con le dovute attenzioni e i dovuti strumenti. Senta, va con Dio, ci sono ovviamente, voi fate un'attività da molto tempo per anche, l'abbiamo detto, andare nelle scuole, è cresciuta l'attenzione e la sensibilità per la sicurezza, perché andando per le strade non sembrerebbe. Noi ce lo auguriamo e lavoriamo per arrivare naturalmente a questo obiettivo. Sono obiettivi però a lunga scadenza. Non possiamo pensare che dei semplici passaggi nelle scuole possano da un anno all'altro dare dei risultati sensibili. Purtroppo l'Italia, anche per una questione
culturale è certamente un paese purtroppo ai primi posti per quanto riguarda morti e feriti sulle strade. Vorrei solo citare, per quanto ci riguarda, dati 2017 dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo avuto 17.300 incidenti, poco di più, con la morte di 378 persone, il ferimento di 23.500 persone. Moltiplichiamo per 10, abbiamo grosso modo i dati nazionali per quanto riguarda il 2017. Il 2018 è ancora in fase di recupero dati e di elaborazione, pare un po' migliore, ma nel 2019 già ci sono sentori di peggioramento. Ahimè, facciamo molta fatica tutti quanti. Mi faccia però sottolineare una cosa, ci tengo. ASAPS, l'Associazione Amici Polizia Stradale, attraverso la voce del proprio presidente, il comandante Biserni, la sottolinea molto spesso, la mancanza o quantomeno la diminuzione di pattuglie, perché gli uomini sono diminuiti, gli uomini a disposizione, di controllo sulle strade. E questo certamente, le telecamere sono certamente valide, ma sono strumenti che si utilizza per il poi, mentre invece la presenza di pattuglie sarebbe assolutamente interessante. Senta, dottor Guidetti, c'è differenza rispetto ai test che voi fate e anche poi alle diciamo ricadute sul tema della sicurezza tra i vari mezzi di trasporto, cioè bicicletta piuttosto che appunto le land biker, e l'auto, la moto? I meccanismi sono diversi? Diciamo che i meccanismi sono riconducibili a una unica logica e possono essere parzialmente diversi a seconda dello strumento che utilizzi. È chiaro che essere seduti in un'auto comporta un atteggiamento posturale diverso da essere seduti su una moto e dover usare il corpo anche allo scopo di bilanciare la moto nel performance tipo classico, le famose curve impiegata, no? E questo è già una prima differenza che però non ha un impatto così grande come uno potrebbe immaginarsi. Diverso ancora il discorso, per esempio, dei ciclisti, dove il problema maggiore è quando affrontano la discesa, perché la discesa in bicicletta è equivalente a un percorso in moto impegnativo, con delle curve importanti. Land bike è ancora diversa in parte, perché è la persona che c'è sopra che è diversa generalmente, quindi ha bisogno di una strategia adatta per ottenere un buon controllo del mezzo e quindi una sicurezza. Quello che accomuna tutte queste persone è la necessità di muovere il meno possibile gli occhi, nel senso non puntare continuamente degli obiettivi diversi nell'ambiente, perché questo, se avviene, inficia completamente la sicurezza, perché crea delle condizioni, diciamo a livello cerebrale, di non perfetto adeguamento all'obiettivo, che è quello di fare una certa traiettoria sicura, precisa, senza correre rischi. E contemporaneamente mantenere la percezione completa di quello che succede nell'ambiente, cioè sapere sempre cosa c'è alla tua destra, alla tua sinistra, davanti o al limite anche dietro. Quindi questo ci fa anche capire quanto è importante non distrarsi, per esempio guardando o il cellulare o i comandi dell'autoradio. La posizione, dottore, dei nostri occhi è fondamentale. Esattamente. Se c'è un errore che mette a rischio la vita, è proprio quello di, chiamiamo così, distrarre l'attenzione ponendo la nostra visione non sull'obiettivo che è la strada, ma su obiettivi alternativi, che può essere il bambino alle nostre spalle sul seggiolone che noi controlliamo con lo specchietto, certo, retrovisore, piuttosto che giustamente il telefonino, quello è un nemico numero uno, cioè su quello non c'è nulla da fare. Va con Dio, scuote la testa, e immagino che nel rispetto nel tema delle infrazioni, quello dell'uso del telefonino sia quello più diffuso e anche quello più difficile da perseguire. È certamente più difficile per gli operatori che si trovano a dover perseguire questi automobilisti, e d'altro canto sono tantissimi. Purtroppo è un'abitudine trasversale a tutte le età. Non c'è un settore di età in cui viene utilizzato di più o di meno.
E però anche qui si fa, c'è una grande fatica anche a livello governativo a definire delle linee operative che tendano ad una maggiore rigidità proprio per estirpare questo dolore, questo male, questa problematica che crea innumerevoli questioni ogni giorno. D'altro canto basta girare per la strada, lo vediamo. Pensiamo che la velocità, un veicolo che viaggia a 50 km all'ora, che è la velocità che noi teniamo nelle città, percorre mediamente in un secondo una trentina di metri. Pensiamo quando c'è qualcuno che addirittura legge i messaggini o si mette a messaggiare. Esatto. Allora c'è un contributo e viene da un telespettatore da casa e vuole intervenire in diretta, vuole raccontarci la sua esperienza. Lo ascoltiamo insieme. Buongiorno, l'ascoltiamo, benvenuto. Buongiorno, dunque io sono venuto a casa diciamo dalla Francia ed ero su un autobus, una gita fatta in Francia martedì, proprio martedì scorso, ero nei primi posti davanti proprio sul lato sinistro dietro il guidatore, quindi hai sotto occhio tutte le macchine che passano e mi collego riguardante i telefonini e i tablet così. Io non le ho contati perché sarei bugiardo dire che l'ho contati, ma io ho visto una cosa troppo esagerata e minimo un 40% di chi viaggia in autostrada hanno cellulari o tablet appoggiati sul volante che faranno quello che dovranno fare, non lo so. E mi collego anche il signore che dice che nella polizia stradale le pattuglie sono diminuite, certo. Sono diminuite, sì, e anche lì non ho visto una pattuglia da 20 miglia, io parlo quando sono rientrato in Italia, da 20 miglia arrivare fino allo svincolo là di Genova per venire giù ad Alessandria, non ho visto una pattuglia, cioè di un passaggio di una pattuglia stradale, non sarà colpa loro, però dico che nel tratto 20 miglia Genova non vederne una mi sembra troppo eccessivo. Grazie per la sua testimonianza. Certo, ringrazio. Non è, ma con Dio, colpa degli agenti e hanno le risorse che vengono messe a disposizione, quindi teniamo fanno conto quello che hanno. Teniamo conto che non c'è solo la stradale, ad esempio sulle strade cittadine ci sono le polizie municipali che soffrono spesso degli stessi problemi di sottodimensionamento del personale e di mansioni che ogni giorno sono sempre più ricche e più impegnative. Natalia, tra l'altro per voi il fatto che gli automobilisti o gli utenti della strada siano attenti è un ulteriore elemento di sicurezza per voi, perché voi quando fate gli allenamenti, quando fate le gare, siete in una situazione di vulnerabilità. Poi anche il dottor Guidetti su questo vuole dire qualcosa, è vero? C'è un po' di preoccupazione ovviamente quando vi mettete in strada. Molto. Noi quando durante le gare in generale si chiudono le strade, percorse in modo che noi possiamo girare, anche perché ci sono alcuni corridori che atleti che vanno veramente a una velocità, cioè vanno anche 50 all'ora in piano. E di sicuro quando noi usciamo con il gruppo sulle strade per allenamento, se siamo sempre accompagnate con le persone in biciclette più alte, perché noi siamo molto basse, e la gente purtroppo non ci vedono e delle volte se arriviamo quando all'incrocio alle curve, delle volte anche se vedono un ciclista davanti in piedi che ti dice si ferma, spesso... Sono successi degli incidenti a dei tuoi colleghi o per fortuna no? No, per nostra fortuna quando abbiamo girato le nostre uscite in gruppo sempre siamo stati accompagnati da due o tre persone in bicicletta normale che hanno... diciamo seguito il percorso in sicurezza davanti e dietro e non è successo niente, però sono stati dei momenti veramente che eri molto vicino, cioè anche a me è capitato che una macchina passava talmente vicino che ho sentito sfiorare e ho anche magari incrocio che non si è fermata, anche se è stata richiesta di fermarsi per farmi passare però. Dottor Guidetti. Sì, in effetti ci sono due problemi importanti da sottolineare. Proprio per quanto riguarda gli handbiker, il problema maggiore è il rapporto con gli altri utenti della strada, che rende complessa non solo la guida dell'handbike, ma anche rende complessa il livello di attenzione che gli handbiker devono dare
E infatti diceva Natalia prima che lei è costretta a guardarsi continuamente intorno per capire che cosa sta succedendo e quali rischi teorici possono diventare pratici nel momento in cui qualcuno non rispetta le distanze di sicurezza nei loro confronti. Cioè. E in gara la stessa cosa vale quando nella stessa gara ci sono persone di livello diverso di abilità o di potenza anche, e quindi c'è del traffico e bisogna avere un controllo perfetto. Ecco, gli handbiker hanno la, scusate il termine, la fortuna, diciamo, di non effettuare però gare su dei percorsi particolarmente complessi come velocità, per esempio in discesa, sostanzialmente cercano di limitare, ma in compenso devono stare in zone dove anche la manutenzione stradale diventa fondamentale, perché immaginatevi controllare un mezzo come un handbike dove ci sono delle buche, delle imperfezioni, diventa, e questo è l'altro aspetto da tenere presente, che le strade non garantiscono, soprattutto ai ciclisti, ai motociclisti e agli handbiker, non garantiscono una sicurezza totale. A questo si aggiunga un altro fatto che sta diventando veramente preoccupante e non a caso l'attenzione è molto rivolta in questa direzione attualmente anche da parte del Ministero degli Interni. Che cosa succede? Si è visto che l'esplosione di utilizzo della cosiddetta bicicletta pedalata assistita consente anche a persone che non hanno più diciamo nell'età, nelle caratteristiche fisiche per affrontare certe salite. Cosa succede? Con questa bicicletta vengono facilitate queste prestazioni e allora magari si mettono in gruppo con altri che sono più esperti o più performanti e fanno le salite con una certa sicurezza e poi affrontano la discesa senza avere le capacità tecniche con biciclette tre volte più pesanti degli altri, e quindi gli errori in traiettoria diventano grossi e diventano dei rischi sia per loro personalmente che per gli altri utenti, perché possono letteralmente sbagliare la strada e affrontare, per esempio, in modo sbagliato l'incontro con le macchine in senso opposto. Questo è diventato un problema grave ed è per questo che si ritiene fondamentale intanto regolamentare meglio la storia delle bike, ma soprattutto fare in modo che un po' tutti imparino tecnicamente come occorre affrontare certe traiettorie, certi problemi, appunto, ripeto, in bicicletta, soprattutto in discesa, per non avere dei rischi di sicurezza così elevati come oggi accompagnano. Tenete presente che se gli incidenti stradali, soprattutto quelli mortali, sono aumentati, è soprattutto per motociclisti e ciclisti, che sono gli utenti più deboli. Poi io facciamo un approfondimento su questo. Invece, dottor Guidetti, io so che lei intorno alle 9 deve andare, dico bene? Allora ne approfitto ancora della sua presenza per, intanto, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, diciamo che lei sta facendo un lavoro proprio con la Cooperatori sul tema della sicurezza e avete aggiunto novità a questo vostro lavoro. Quindi rifacciamo il riepilogo anche delle cose che state facendo. Certo. Allora, noi applichiamo per i corsi sulla sicurezza e sulla performance, applichiamo queste tecniche di analisi delle capacità di puntamento visivo. Detto in maniera molto semplice, significa che mettiamo un soggetto davanti a un monitor del computer, mettiamo un paio di occhiali per fare quello che si chiama un eye tracking, cioè registriamo dove guarda su dei percorsi che sono stati, per esempio utilizziamo molto il percorso di discesa da Canossa a Ciano, perché è adatto quello, che è molto adatto, e poi mi piace in modo particolare perché insomma, vabbè, mi sento molto legato a quell'ambiente, dicevo, le abbiamo registrate e utilizziamo questo sistema per verificare come il soggetto in simulazione di discesa farebbe l'esplorazione visiva punto per punto, analizziamo questa sua capacità, andiamo a verificare se è congrua con quello che dovrebbe essere una strategia perfetta per ottenere il massimo risultato in base alle esperienze che abbiamo fatto con i grandi campioni, e poi abbiamo a disposizione un sistema di allenamento a casa che prevede 10 minuti di collegamento al giorno per una quindicina di giorni per fare degli esercizi appositi per imparare a controllare bene i movimenti che si chiamano saccadici, sono i movimenti rapidi degli occhi di puntamento visivo e di esplorazione. Questa tecnica l'abbiamo messa a punto in maniera
diciamo, definitiva, in collaborazione con la Polizia Stradale Italiana, perché abbiamo fatto dei corsi per la sicurezza dei piloti della Polizia Stradale utilizzando questo metodo. Ovviamente c'è anche il tema della sicurezza stradale per chi sulla strada c'è per lavoro. Certamente. Come loro. Nel caso della Polizia Stradale ricordo un dato veramente triste, che i morti della Polizia Stradale non sono quasi mai una percentuale minima per quello che uno si potrebbe aspettare, uno scontrafuoco, qualcosa, no, sono tutti incidenti stradali. Quindi c'è una grande attenzione anche da parte del Ministero degli Interni, in particolare il capo delle polizie speciali, che era il prefetto Sgalla, che già l'anno scorso ha tirato l'attenzione sulla necessità di allenare bene i piloti della stradale per ottenere il massimo risultato in grande sicurezza. Voglio chiedere solo due cose, poi la devo salutare appunto per ha degli impegni professionali, quindi la ringraziamo anche per essere stato con noi, però due cose le volevo chiedere veloci. La prima è, pensa che possa essere dunque anche uno strumento per chi, oltre agli agenti della stradale, lavora sulla strada, per esempio mi riferisco ai camionisti, certo. Lei pensa che anche dalle associazioni di categoria potrebbe arrivare un interesse? Assolutamente sì. Quando abbiamo presentato questi dati che sono stati pubblicati su riviste internazionali di grande impatto, insieme al Ministero degli Interni li abbiamo diciamo, resi pubblici già un paio d'anni fa questi dati, l'obiettivo era proprio quello, cioè di costruire un percorso che consenta sia ai giovani che sia per la prima volta si affacciano alla problematica stradale, quindi quelli che devono acquisire il patentino per gli scooter oppure la patente, eccetera, oltre naturalmente i professionisti, per garantire loro la massima sicurezza, tenendo presente che uno che un autista abituale, dal camionista a polizia stradale, al poliziotto, che abitualmente fa questo lavoro, già rispetto ad una persona normale, istintivamente ha migliorato le sue performance di cui parliamo. Ma può migliorarle ancora con l'adeguato allenamento e i risultati che sono stati ottenuti è proprio quello. Un'altra cosa invece le voglio chiedere, abbiamo parlato dell'importanza degli occhi, l'udito rispetto alla nostra sicurezza? Ah beh, l'udito, sapete tutti la limitazione che c'è alla patente per quanto riguarda l'udito. Ora, se vogliamo possiamo dire che i due organi più importanti che garantiscono, a parte il cervello, che questo mi sembra più che però... Che però non basta ricordarlo. Gli organi che danno le informazioni più importanti per mantenere un buon rapporto tra il proprio corpo e l'ambiente, quindi il modo in cui ci muoviamo nell'ambiente, sono l'occhio e il labirinto, sia inteso come parte dell'equilibrio, sia inteso come parte dell'udito. Se non hai le informazioni uditive, ti manca tutta la conoscenza delle zone che potrebbero rappresentare un problema, quindi gli allarmi sonori e le informazioni sonore, è chiaro che sono importanti. Sono molto importanti. E quindi guidare con le cuffiette, oltre ad essere proibito, non Brava. È salutare, così come forse la musica troppo alta, anche la concentrazione su una conversazione. Dottore. Perfettamente d'accordo. Tutto ciò che distrae non va bene. E soprattutto tutto ciò che ti impedisce di avere informazioni dall'esterno. Tenete presente che tutto il progetto che è stato seguito per anni dalle più grandi case automobilistiche, che è il rapporto uomo-macchina, ha trovato un primo ingombro proprio nella necessità di identificare quali segnali il soggetto alla guida deve ricevere in modo corretto per informarlo sulla situazione ambientale. No? Pensate che si era pensato all'inizio di utilizzare il computer di bordo, cioè per quanto riguarda informazioni che arrivavano dall'esterno. Ora è un'assurdità perché se uno guarda continuamente il computer di bordo e non guarda la strada è pericoloso. Si è pensato di utilizzare i segnali acustici. I segnali acustici però hanno il difetto che devono essere convogliati come? Cosa metti? Un improvviso suono che arriva nella macchina potrebbe... Cioè, quindi anche questo crea... Sono problemi che voi... saranno risolti in futuro dall'intelligenza dei... Intanto grazie al dottor Giorgio Guidetti per essere stato con noi, lo dobbiamo salutare, è un impegno professionale, grazie. Invece proseguiamo il nostro approfondimento con gli ospiti in studio, allora va con Dio. Lei è responsabile della formazione per l'Osservatorio Provinciale della Sicurezza Stradale. Cosa in particolare i ragazzi più giovani fanno più fatica a comprendere? Su cosa vi concentrate di più? Guardi, i ragazzi più giovani
non hanno particolari difficoltà ad apprendere. Il problema è che di fronte, e devo dire che soprattutto nei più piccoli c'è una grande predisposizione, voglia, piacere di esibire il patentino, così come noi lo chiamiamo, quando superano l'esamino finale. Quindi voi fate una sorta di percorso con il percorso, simbolico patentino. Assolutamente sì, voglio dire, c'è un nostro intervento nelle scuole da un punto di vista teorico, con a seconda della fascia di età dove ci sono segnali stradali, comportamenti. Poi naturalmente gli insegnanti in aula qualche cosa lo fanno anche loro, perché lasciamo delle brochure. E poi c'è la prova su strada, c'è la passeggiata per attirare la loro attenzione. Allora, con più maggiormente i ragazzini sono in giovane età e più c'è questo piacere, questa voglia di apprendere e di essere dei buoni utenti della strada. E però purtroppo la scuola e noi non siamo presenti tutti i giorni. E ahimè, i comportamenti di noi genitori, noi nonni, non sono sempre educativi. Viene da sé che questi ragazzini con il crescere assumono come normali atteggiamenti che vedono sbagliati, che vedono riprodurre dai propri genitori o dai propri nonni. Natalia, anche tu vai nelle scuole. Sì, abbiamo quest'anno, anche l'anno scorso abbiamo partecipato a questo progetto Pedala in Sicurezza, a parlare con i ragazzi e anche si spiegare a loro che ci sono varie biciclette. È importante soprattutto andare in bicicletta divertendosi, ma in sicurezza, che ci vuole il casco e bisogna stare attenti, rispettare i segnali stradali. Tu hai dei figli, cioè dicevi, sì, loro, sì. I ragazzi usano il casco, secondo te, lo vedi usare? Io ne vedo pochi. I miei, a parte che i miei però, ormai usano poco la bicicletta. Ormai sono grandi. Sì, vanno a scuola con il treno, con autobus, perché io abito a Scandiano e loro studiano a Reggio Emilia. Quindi usano questo mezzo e non... però ecco, sicuramente... invece voi quando da atleti, quando appunto fate le gare, che tipi di dispositivi per la sicurezza avete? Ma noi già anche durante allenamento mettiamo il casco, che è importante, perché come mi è capitato in una gara, non solo a me, che mi sono ribaltata in bicicletta, e il casco in questo caso è stato fondamentale. E poi abbiamo dietro la barra di sicurezza, che è in modo che quando ti capita che qualcuno ti viene addosso, è anche lì. E poi ci leghiamo con le cinture, le gambe soprattutto, si mettono bene le cinture che non vanno per conto suo, e anche il corpo, in modo che sta... Deve essere ben fermo il corpo. Sì. Anche in questo caso, quando mi sono ribaltata, le cinture, come in macchina, hanno servito, hanno fatto il suo scopo, il suo utilizzo. Va con Dio, voi siete favorevoli all'introduzione dell'obbligatorio? Lei, parla a titolo personale ovviamente, è favorevole all'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo del casco in bicicletta per i più piccoli? Assolutamente sì, ma anche per i più grandi, anche per gli adulti. Assistiamo a tanti ciclisti che indossano il casco solo quando inforcano la bici da corsa o la mountain bike. È importante, ma si gira in bicicletta anche durante la quotidianità. Le città sono una trappola mortale per noi ciclisti. Dico noi perché anche a me piace andare in bicicletta. Mi piace molto andare a piedi, ma mi piace molto andare in bicicletta. E nella quotidianità di una normale bici da città, noi non indossiamo il casco. Basta superare, ognuno di noi che ha superato le Alpi ed è andato negli altri paesi europei, si accorge invece di quanto utilizzo venga fatto del casco. E voi ci insegnate che con il casco si riduce notevolmente, si riducono le conseguenze degli incidenti. Si riduce, le assicuro, si riduce. Io ho avuto la fortuna, ed è un mio orgoglio personale, di prestare servizio per qualche anno in emergenza e urgenza in un'associazione di volontariato di ambulanze nel comune di Reggio Emilia, e anche per un certo periodo nel comune di Casina. E devo dire che mi è capitato di assistere persone e anche bambini che, cadendo in bicicletta per varie ragioni,
senza l'utilizzo del casco si sono procurate certamente ferite importanti. Io non sono un medico, non lo sono mai stato, ma le ferite erano decisamente importanti. Certo. E allora, certo che il casco, anche in motocicletta il casco aiuta, certo non ti salva la vita, perché come si diceva prima, sotto il casco c'è un cervello e allora usiamo quello prima del casco. Poi mettiamo il casco. Il dottor Guidetti era ospite con noi prima, giustamente sottolineava il tema dei nuovi mezzi di trasporto e questa è una sorta di nuova sfida perché le città si confrontano con la presenza di appunto biciclette con la pedalata assistita, ma aggiungo anche con gli overboard, o come si chiamano, e tutti gli altri mezzi che stanno nascendo. Immagino che sia un tema su cui vi confrontate, incominciate a confrontarvi anche voi. Ci confrontiamo nel senso che con i ragazzini, ma cominciamo già con i bambini perché già sugli overboard hanno, cioè, sono attratti fortemente. Mm. Ecco, lì c'è un problema e non mi addentro più di tanto perché non è il mio compito e professionalmente non sarei neanche all'altezza. Lì c'è un problema di regolamenti del codice della strada. Per cui questi mezzi, anche ieri sera, io ho visto un ragazzo cresciuto che se ne andava tranquillamente per una via della città con un monopattino elettrico, ma anche una velocità sostenuta. Certo, c'erano le lucine, eccetera, però non è normato, esatto. Questo utilizzo non è normato. Se non dicendo, guarda, non puoi andare per strade ordinarie, limitati con tutte le attenzioni ad andare sulle ciclopedonali, ma attenzione ai pedoni, quindi con la stessa identica impostazione mentale di quando tu procedi sulle ciclopedonali con la bicicletta. E anche qui però si porrà il problema e si deve porre il problema di una sicurezza passiva che è una serie di gomitiere, polsiere, ginocchiere, che e anche il casco, anche in quel e caso. Anche quello, che possono naturalmente come dire, contenere i danni. Allora, sui danni della strada, siccome oggi siamo nell'era in cui il soldo, il denaro fa più effetto, vorrei dare un elemento. Noi in Emilia-Romagna, e parlo dell'Emilia-Romagna, poi moltiplichiamolo sempre per 10, dato 2017, per quanto riguarda morti e feriti sulla strada, il costo sanitario di questi morti e feriti vuol dire poco meno di 400 euro ad abitante della regione Emilia-Romagna. Quindi ben presente il valore della vita e certo, della salute, però diciamo che la ricaduta è anche pesante da questo punto di vista. Ci sono tante conseguenze. Assolutamente. E anche quella è una delle conseguenze. Ma assolutamente. Ce ne sono, non è la prima in ordine di importanza, ma sicuramente è una conseguenza e la collettività deve porsi. Diciamo anche questo perché esiste questo problema. Sì. E non è, infatti, Natalia, quando uno ha un incidente, però alla fine ti senti un po' solo, o no? O è importante la famiglia? Cosa è importante in quei momenti lì? La famiglia sì, soprattutto, perché avere le persone vicine a te che ti aiutano, che ti sostengono, è fondamentale. Cioè, a me, i miei figli mi hanno dato molto forza per reagire, perché se fossi magari da solo, non so se avrei tutta quella volontà per andare avanti, perché delle volte, spesso ogni mattina ti trovi quando ti alzi e dici sì. È un patto che non si può accettare. E la famiglia è fondamentale, avere la persona che ti vuole bene, che ti aiuta, che ti prende cura, vuol dire tanto. Anche io per fare lo sport ringrazio sempre tutti i volontari della cooperatore dell'Anteas, di CISL che mi portano allenamenti. E tu che ovviamente mi hai bisogno di essere ovviamente portata a fare sì, gli allenamenti, non hai l'autonomia in questo no, aspetto. Io non ho la patente che non mi è stata data e non guido la macchina e ho bisogno di arrivare da Scandiano in pista Reggio Emilia qualcuno che mi porta. Anche dalla carrozzina mettermi in bicicletta ho bisogno di aiuto perché purtroppo io sono tetraplegica e non sono capace di fare da sola. E comunque anche dopo, durante la pista, ho bisogno un po' di sostegno, cioè che aiutano. Abbiamo anche tutte le nostre signore che dopo allenamento portano le torte, fanno il tè, la tisana, che ti coccolano e fa molto piacere. Abbiamo veramente un bel gruppo
in cooperatore, di signore, cioè volontari che loro dedicano il suo tempo e energie per noi, per le persone come me o altre ragazze che vengono in pista solo anche per girare, non solo per fare le gare. Tu hai notato che ultimamente in Italia ci sia maggiore attenzione per questi temi delle persone con disabilità, c'è meno tabù anche? Sì, cioè io vedo che si dà più attenzione anche quando capita di girare da solo per Scandiano con carrozzina elettrica, che anche più persone sono più pedane, diciamo scivole, che è più attrezzato e più agevolato nei spostamenti, che per noi vuol dire tanto. Per voi vuol dire tanto, e volevo invece chiederti questa cosa qui. Nel tuo caso appunto è stata responsabilità di una persona che appunto evidentemente non era abbastanza attenta. Che non si è fermata neanche. Non si è fermata neanche, quindi un pirata della strada. Dopo è stato individuato. Non si sa. Non si sa chi è. Quindi c'è anche questo aspetto. Ma tu hai incontrato negli lunghi mesi anche della riabilitazione persone che invece avevano fatto tutto da sole, e lì forse c'è anche il rammarico di non essere stati attenti alla guida o no, non ci si scambia le esperienze? Purtroppo a tante persone che capita qualche disgrazia, incidente in macchina, in moto, anche un incidente domestico, cadere dalla sedia, rompere la schiena. Spesso le persone purtroppo si lasciano andare, non reagiscono. E quello è veramente brutto. E spesso si lamentano. Invece vedi anche tante persone che reagiscono e diventano la loro vita veramente bella, ottengono delle cose che uno dice, una persona che sta bene dice io non riuscirò mai a fare quello che fa la persona, quello disabile lì. Per dire, e spesso nei centri riabilitativi vedi molte persone, la famiglia, genitori, familiari che aiutano, e questo aiuta molto le persone. Anche delle volte, anche se c'è un sostegno morale dei familiari, la persona si abbandona e non reagisce a questo male. E spesso la persona, quando è da sola, non reagisce. Cioè, spesso quindi bisogna essere in una rete e familiare. Va con Dio. Abbiamo detto degli utenti considerati più deboli della strada, la bici, i ciclisti, i motociclisti. I bambini. Piccoli. Allora, guardi, è un dato 2018. 49 bambini deceduti sulle strade. È un dato a livello? Nazionale. Tenga conto che per quanto riguarda le persone decedute, quindi anche i bambini, i rilevamenti avvengono per le morti avvenute entro i 30 giorni dall'incidente. Ma non sempre, ahimè, la morte avviene dopo 30 giorni, a volte anche. Certo. Per cui ASAPS di suo fa rilevamenti particolari. Certo, con la rete di supporto della stradale, di queste cose, delle associazioni come la nostra, che insomma. Ma gli anziani che hanno difficoltà ad attraversare la strada. Allora, sui bambini, ho detto prima, operiamo, cerchiamo con i genitori, però ahimè. Avete fatto un progetto particolare sull'utilizzo dei seggiolini. Anche su questo c'è poca sensibilità. Guardi, o non abbastanza. Diciamo che non è abbastanza, certo, il seggiolino costa. E soprattutto per chi ha più di un bimbo diventa una cifra impegnativa. Mi sia permesso però di dire, come dicevo in uno di questi incontri che abbiamo avuto con le gestanti nelle unità ospedaliere della provincia. Avete fatto gli incontri con le mamme? Con le mamme, c'erano i papà, certo. A volte anche piccolini meravigliosi. Ma chi viene lì già ha una sua sensibilità e viene ad ascoltare, perché casomai il seggiolino ce l'ha già, cambiano le legislazioni, cambiano le regole, vuole capire se il seggiolino del primo bimbo può andare bene ed è aggiornato ed anche è così, per il successivo. Di solito. Non sempre è così, ci sono stati degli aggiornamenti in cui non mi addentro perché è una cosa abbastanza complessa, ma io invito, se lei mi consente, ad accedere al nostro sito La sicurezza dei bambini,
dove... Avete fatto anche, la faccio vedere più su, sì, avete fatto qui. Anche una brochure su questa cosa. Esattamente, dove... ce l'avete anche online. Ce l'abbiamo online, io giro e qui dovrebbe vedersi sicurezza dei bambini. Adesso magari lo leggiamo perché è proprio piccolo, ma l'importante è far vedere Dove all'interno, dove all'interno noi abbiamo tutte le regole aggiornate. Ma attenzione, con questo sito si può interagire, quindi possiamo fare le domande. Fate le domande, noi risponderemo in modo naturalmente professionale. Non chiedeteci marche di seggiolini. No, beh, certo, perché non lo potete fare, ovviamente. Ovviamente, ma non lo facciamo. Però potete dire le caratteristiche, perché, poi ognuno va a vedere assolutamente la marca, le caratteristiche. Se ha le caratteristiche. Quindi se avete dei bambini è importante sapere quali sono le norme di sicurezza perché siano nell'auto maggiormente tutelate. Anche in motocicletta e in bicicletta. Non è che i bambini trasportati in bicicletta e in motocicletta sono super parte. Non è che ci sono delle regole contemplate dal codice della strada oltre che da il buon senso e l'amore del genitore che li trasporta. Che dovrebbe già di per sé essere sufficiente a tutelarli. Volevo invece fare una parentesi sulla tua vittoria al Giro d'Italia. Te l'aspettavi? Torniamo, adesso facciamo una parentesi nel tema sicurezza stradale e andiamo un po' invece a capire com'è stata questa esperienza. Ma la mia prima gara che ho fatto è stata l'anno scorso, era la prima tappa del Giro d'Italia, che ha avuto il successo, ho ottenuto la maglia rosa, poi anche quest'anno... Ho partecipato anche già nella prima tappa, sono arrivata prima, poi sono stata in una gara purtroppo sempre per la strada che era a San Pietrini, era tutta rovinata, mi si è rotta il cambio, ha tracciato tutto il raggio, ho rotto davanti, purtroppo è stata dura, sì, quando sono arrivata al traguardo, cioè per mezz'ora non riuscivo a aggiustare la bicicletta perché dovevano mettere allora... Praticamente sono stata squalificata da quella gara lì. Poi la settimana dopo c'erano i campionati italiani, allora ho dovuto cambiare il cambio, aggiustare, per fortuna il nostro meccanico ha aggiustato anche la ruota davanti, ha messo la bicicletta. È stato tutto. Rino? Rino Angelo. Sì, e allora ho potuto, dopo pochi giorni, partecipare anche a campionati italiani, che anche lì è un grande successo. Perché e queste sono tutte le medaglie. Sì, nella gara della strada sono arrivata seconda, l'argento ho preso. È stato duro fino alla fine, praticamente, che la gara è durata 1:40. Mamma mia. Cioè, La tua è una bella storia per chi magari in questo momento purtroppo sta affrontando una fisioterapia, una riabilitazione per un incidente. Il tuo messaggio sì, io consiglio di essere forti, di essere positivi e praticare qualche sport perché lo sport, la compagnia aiuta fisicamente a recuperare molto meglio e anche la bella compagnia, cioè anche lo sport aiuta anche emotivamente a stare meglio. Intanto giusto il tempo per una battuta ancora con i nostri ospiti in studio, va con Dio, a proposito di sicurezza stradale voi avete proprio fatto una sorta di mini manuale di soccorso stradale, per cosa vuol dire? Che per, è questo? Per i giovani automobilisti lo abbiamo fatto naturalmente con la collaborazione di Provincia, Automobile Club, SETA, e si rivolge in particolare ai giovani automobilisti perché tutti sappiamo o dovremmo sapere che sia il codice della strada che il codice civile prevede che in caso di incidente, anche non provocato da noi, dobbiamo fermarci e vedere se qualcuno ha bisogno di soccorso. Di e non fare come nel caso che è successo a Natalia e sono scappati. Purtroppo anche questo è un male, è uno sport nazionale, ma evidentemente di non fermarsi. Quello di non fermarsi. Quindi intanto ci sono... E abbiamo fatto queste piccole cose proprio per evitare che vengano commessi degli errori fondamentali. Gli errori fondamentali quali sono? Ne dico uno per tutti. L'automobilista o il ciclista che cade a terra con il casco, chi arriva, la prima cosa che fa, toglie il casco, credendo di fare una bella cosa. Lasciamolo stare il casco, lasciamolo fare ai sanitari quando arrivano. Perché togliere un casco senza averne le capacità professionali e le conoscenze professionali può portare a una catastrofe.
periferica. Quindi leggendo tutti i consigli che sono qui, non solo i giovani ma i più grandi, gli adulti possono avere una serie di informazioni per intervenire nel caso di sono piccole cose, a volte possono sembrare banali, ma credete, chi come me, come gli ufficiali e gli agenti delle varie polizie sono sulla strada tutti i giorni, si rende conto di quanti errori possono essere commessi, errori che possono essere pericolosi. Quindi la sicurezza stradale passa anche attraverso conoscere queste regole per intervenire, nel senso sapere come muoversi. Guardi, a volte, in questo senso. A volte intervenire può anche voler dire mi fermo, chiamo il 118, dico le cose giuste, dico le cose giuste che trovo e non faccio nient'altro. Esatto. Invece Natalia, prima di salutarti, volevo chiederti qual è il prossimo traguardo, il prossimo appuntamento che avrai sportivo. Intanto proseguono i tuoi allenamenti alla pista Cimurri. Sì, noi continuiamo ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 2 alle 6 allenarsi in pista. Poi finché il tempo permettendo, poi di sicuro con tanto freddo ci fermiamo un attimo e riapriamo a gennaio con allenamenti e con le prossime gare che si inizieranno a marzo. Aprile, ci partiamo con tutte le gare che ci saranno. E l'invito è chi vuole avvicinarsi alla cooperatoria, al gruppo Endbiker, di farlo. Sì, di sì, a tutte le persone che vogliono provare ad andare in bicicletta e vedere cosa vuol dire pedalare con le mani, anche con la bicicletta normale, anche tutte le persone che vogliono venire in compagnia a prendere un caffè o anche darci una mano, sono tutti benvenuti e ci accogliamo qua. Grazie a Natalia Baglieve, complimenti per la sua maglia rosa al Giro d'Italia e grazie a Livio Vaccondio dell'Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale. Grazie a voi e aspettiamo dei nuovi soci. Esatto, ne avete giustamente e dei bisogno. E adesso c'è la pubblicità, poi torniamo in Piazza Martiri dove vi stiamo raccontando delle attività rivolte ai giovani sull'educazione stradale.